Insomma, bimbi, alla fine siamo riusciti a fare questa benedetta brace. Era una marea, si diceva, facciamo la brace, si fa la brace, ma non si fa, ma non si fa. Quella volta, visto, no, che sei un pro, quelle bracine usa e getta, che poi sì, si mangiò, ma ci toccò coscerla tipo un padella, se si fece. Tipo, ora invece abbiamo comprato una signora bistecca, vediamo. Un chilo e quattro di Fiorentina, Un papà. chilo e quattro di fiorentina, si taglia come burro, vedete, che poi ci piace bella al sangue, cioè la carne deve essere mangiata proprio al sangue, perché sennò non ha alcun senso. Abbiamo trovato questo posto dove questa macelleria fantastica, proprio davanti a dove lavoro io, tutti i giorni ci passo davanti, vedo prezzi, sono prezzi molto abbordabili. Ci si è preso anche questo ottimo San Michele, un vino che non dà zero noia, ti vedete dopo mi Non trovano dà su. zero noia. Da zero no, e dopo mi ritrovano sul terrazzo il culo di fuori. Comunque, poi era tanto non facevo la brace, si vede, sto invecchiando, sto sudando, però, cioè ho sudato, del tipo, non sono più abituato, dai. Poi alla fine l'abbiamo buttata in caciara. Le risate. Vedete, intanto Paola è sempre alle prese Però c'è il mosso, amore. con, però, dei ragazzi, cioè. Guardate la tenerezza di questa carne. Cioè, qui, altro che. Al burro, amore. Qui ci vorrebbe tipo a tavola con Gai, a Sì, tavola con Paolo e Paola. però Gai un po' cancivo, Bisognerebbe fare una trasmissione dove si va nei posti e si mangia, o forse si fa da mangiare e si mangia poi alla fine. Bimbi, buon appetito. Poi tra l'altro, a proposito di buon appetito, ieri sera abbiamo fatto una cena con i nostri amici, no? Quelli lì dei palloncini rossi, vedete, il matrimonio. E Paola Avellina ha dato un'altra volta prova delle sue, della finezza con cui serve nei piatti. Com'è bella Paola, in descrizione c'è sempre il suo telefono, chi la vuole è lì. No, ormai. Ah no, già è vero, me la sposo io. Ma insomma, a proposito di questo matrimonio, Ancora nulla, amore, ancora tranquillo, nulla, non tranquillo. abbiamo organizzato ancora niente. Cioè rimanete sintonizzati per sapere, perché ancora siamo in alto mare, ma tanto poi queste cose lì si risolvono tutte Ecco, ma l'avevo fatto. Ti risolvo tutto il giorno prima. Il giorno prima, alla fine, cioè proprio all'ultimo, sai, proprio si va lì e ci si sposa poi. E poi il sunto della cosa è quello. Finita anche questa bistecca. Amore, mi ha preso la braciolina. Carpaccio, va lì. Buono questo vino. Poi le braci di domenica io penso siano proprio del suo, proprio va bene la domenica a pranzo, però anche la sera ci sta bene, però quando fa tipo primavera, estate, di sera della brace è il suo, cioè infatti ora quest'estate, te lo dico, visto che ci hai matto, guardate Paola che Non ho la carne, sala, nevica, nevica, sale sulla carne, c'è stata l'incazzo. top, vai. Man, I'm just bringing them back. Man, I'm just bringing them back. Man, I'm just bringing them back. Ha dato la benedizione alla bistecca con limone, l'ha data anche a me. Però è brava, dai, Paola. Paola, quando si tratta di Dio sa, poi è bruschetta. Tra l'altro, ieri ho detto, amore, c'è l'aglio. Sì, vai, ne ho comprato 1 chilo. Invece ce n'era uno spicchio, però va bene, Ha dai, alla fine. bastato. È bastato, sì. Abbiamo insalata, bruschetta, un pezzettino di rosticciana, pancetta di quella tagliata tipo a bistecca del mercato, non quelle si trova tipo alla PAM. E poi abbiamo questa cosa di questa massa. Di carne, insomma, questa roba qui nel vassoio che proprio si, guardate, proprio si spezza, è burro, proprio è burro, buonissima, sentiamola insieme. Mamma mia. I pinch myself when I wake up each morning, 'cause I'm constantly amazed when I see exactly everything I've always wanted, but I can't believe. Wow, che le 4 di anni prima lo mangiavo così, come girare il caffè la mattina. Buttavo giù e poi uscivo di casa proprio. Insomma, bimbi, non ce l'ho fatta. Stavolta invece qualcosa è avanzato.